Ciao a tutti e benvenuti alla classifica dei segni zodiacali più fortunati per la settimana dal 29 luglio al 4 di agosto 2024. Mercurio è ormai ufficialmente nel segno della Vergine e la cosa dovrebbe rassicurarci un po'. Più testa sulle spalle per tutti ed è un bene soprattutto in vista della quadratura di Venere a Urano prima e poi della Luna nuova nel segno del Leone di domenica. Egocentrici di tutto il mondo, fatevi avanti perché è il vostro momento. 12° posto per i Pesci. Avete la stessa voglia di socializzare di un 17enne costretto ad andare in vacanza con i genitori in un tour di bird watching. L'emozione è tutta un'altra storia. Voi però in questa settimana non riuscite a trovare nemmeno una cosa interessante tra tutte le proposte che vi circondano. 11° posizione per il Sagittario. Per una volta che puoi essere affascinante e ammiccante, stando zitto, Sagittario, io coglierei la palla al balzo. D'altronde si sa che questa è l'estate per mettere in discussione tutto quello che hai pensato finora. Partiamo dalle tue facoltà intellettuali, che ad oggi sembrano scarsine. Ma tu, dai retta a me, sorridi e va bene così. 10° posto per l'Acquario. Se c'è un torneo di qualsiasi disciplina, dalle biglie allo scopone, dalla corsa nei sacchi al nuoto sincronizzato, tu Acquario ti iscrivi e ti alleni con l'obiettivo di sbaragliare la concorrenza di qualsiasi età, tra l'altro. Un po' per spirito di competizione, Marte a favore, un po' per sfogare le energie in eccesso e un po', diciamocelo, anche per sfuggire alle attenzioni del partner. 9° posto per lo Scorpione. Mentre hai l'impressione che tutti intorno a te siano sirene ammaglianti che manco Ulisse potrebbe resistere, tu ti senti una foca che saltella dal telomare fino al bagnasciuga. Tutta colpa di Venere ancora a sfavore e quasi nessun altro pianeta che ti venga in aiuto. Anzi no, a tuo favore c'è Mercurio. Infatti si dice che le foche siano molto intelligenti. 8ª posizione per la Vergine. Arriva Mercurio nel tuo segno zodiacale e tu sei felice, anche se hai la stessa vitalità del telomare dopo 2 settimane di vacanze lontano dalla lavatrice. D'altronde, quando le tue idee scodinzolano nel cervello, tu ti ritieni sufficientemente grata e parli ininterrottamente. Al 7° posto il Toro. Sei così concreto e pragmatico che non hai certo tempo per sdolcinatezze, soprattutto se non ci sono secondi fini. O si parla almeno di sesso, o tu non alzi nemmeno la testa dal libro che stai leggendo, che probabilmente il libro è pure un manuale di istruzioni, perché hai intenzione di rimboccarti le maniche e darti da fare, mica stare lì ad abbrostolire. 6° posto per il Cancro. Non c'è bisogno che tu vada in giro per il mondo questa settimana, Cancretto, perché ti basta il balcone di casa e un bicchiere d'acqua gasata con l'ombrellino e la tua vacanza è già tutta nella tua testa. Hai la capacità di pensare, immaginare, fantasticare proprio, che manco lo sceneggiatore ufficiale di film mentali di Hollywood. La realtà è secondaria. 5° posto per il Capricorno. Mentre tutti intorno stanno già facendo le mappe di Google, quelle con i segnaposti sui ristoranti recensiti come migliori nei luoghi di vacanza, tu sei ancora fissato col lavoro, non vuoi proprio abbandonare l'Excel, sembra che il tuo cervello non si dia pace e rincorra progetti e proposte ai clienti. Placati. 4ª posizione per l'Ariete. Per fortuna hai la scusa del caldo per dare una spiegazione dei tuoi outfit succenti e super sexy, Ariete, comunque non serviva la spiegazione. Sarà già tanto se deciderai di mettere le mutandine, d'altronde ti senti così sensuale e irriverente che è bene che se ne accorgano tutti subito. Sei battagliero, soprattutto in amore. 3ª posizione per la Bilancia. Non sei solo bella e sexy, ma anche sensibile e dolce, praticamente perfetta, Bilancia, meglio di un aperitivo consegnato direttamente sotto all'ombrellone. Ecco sì, sei proprio un bouquet di viziosità, senza neanche l'ombra di un senso di colpa. Fantastica. 2ª posizione per il Leone. L'amore trionfa e tu ti rotoli volentieri con la tua dolce metà anche nella sabbia bollente, come una sardina pronta per l'olio della frittura. D'altronde, quando il cuore galoppa, a te non resta che cavalcarlo come un vero cowboy. E al primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fortunati della settimana, i Gemelli. Hai così tanta voglia di socializzazione che riusciresti anche ad organizzare il ghiacciolo party all'ora della merenda sotto al tuo ombrellone, con la musica sparata dalle casse del cellulare. Inutile chiederti di abbassare il volume né della musica né delle energie né dei sentimenti, perché è altissimo. Vi aspetto qui anche la prossima settimana con la classifica dei segni più fortunati. Ciao!